Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di TV6 L'Aquila. In apertura del notiziario di oggi torniamo... A parlare dei progetti case De Mattes denuncia la questione isolatori sismici difettosi, secondo il consigliere comunale del gruppo L'Aquila Città Aperta, il Comune dell'Aquila non è in grado di gestire i complessi residenziali dei progetti case realizzati dopo il terremoto e inoltre denuncia le mancate risposte da parte della giunta proprio sulla questione degli isolatori sismici difettosi al centro anche di un'inchiesta Giudiziaria e inoltre ehm, dibattuti anche in seno alla Commissione europea. Allora vediamo tutti i dettagli nel servizio. Ho chiesto chiarezza sulla vicenda degli isolatori sismici difettosi dei progetti case, già oggetto di procedimenti giudiziari e sui quali era addirittura intervenuta la Commissione europea, ma non ho avuto risposte. Così il consigliere comunale del gruppo L'Aquila Città Aperta, Giorgio De Matteis, torna all'attacco del sindaco e della sua giunta sulla questione sicurezza dei complessi residenziali realizzati dopo il sisma all'Aquila. Noi abbiamo chiesto in un'ultima riunione di commissione. Eh, di vigilanza, la, di conoscere quali sono i livelli di sicurezza in una condizione paradossale come questa, cioè aver montato su 7000. Isolatori sismici 5000 non omologati e non omologabili pone sicuramente dei problemi da questo punto di vista e anche l'agibilità delle strutture abitative che sono posizionate al di sopra. Sulla gestione delle 19 New Town, dei progetti case, De Matteis risponde deciso. L'amministrazione comunale non è in grado di gestire complessi case e MAP. Ma chi è che dovrebbe recuperare soldi considerati anche milioni di euro demorosi? Ad oggi nessuna gara è stata fatta per la gestione che rimane una questione cottante per tutti. E cioè non potendo gestire il comune perché oggettivamente non è nelle condizioni di poter gestire l'intero progetto case e naturalmente evitare, ma da quello che stiamo vedendo sarà molto difficile che tutto questo gravi sulle tasche degli aquilani in maniera ulteriore come tassazione, abbiamo proposto la possibilità al momento dello svuotamento della, di queste unità abitative, di poterle come dire, mettere in affitto concordato con le amministrazioni dello Stato, quindi che possano essere dalle forze dell'ordine ai militari, alle strutture dello Stato stesse, all'ater. Eh, era una proposta e noi avevamo avanzato già in fase di campagna elettorale. Ma rimaniamo in Consiglio Comunale dove è nuovo scontro sul piano d'aria del Gran Sasso, l'opposizione attacca e riaccende. L'attenzione sul centro turistico del Gran Sasso i cui dipendenti sono senza stipendio ormai da mesi. Ogni occasione buona per tornare a discutere del famigerato piano d'aria del Gran Sasso, il programma di sviluppo da 18 milioni di euro, il quale, dopo una valanga di polemiche e discussioni, ha riunito la maggioranza in Consiglio Comunale, che sulla questione si era spaccata clamorosamente sulle cosiddette aree SIC, ovvero le aree ai confini del parco di interesse comunitario che, stando all'accordo, non si toccano. Il pretesto oggi per riaccendere la polemica tra i banchi del Palazzo Comunale è stata la discussione sulla di un camping natura con annesso parco avventura proposto dalla società Gran Sasso Adventure Park che verrà realizzato ai piedi della Scindarella. L'opposizione attacca e riaccende l'attenzione sul centro turistico del Gran Sasso i cui dipendenti sono senza stipendio da diversi mesi. Direi che tutto ciò comporta uno stallo eh, e che tutto ciò comporta grandi problemi per il centro turistico che come sappiamo eh, ha problemi a pagare gli stipendi ai dipendenti da ottobre. Il nostro invito mi sembra anche abbastanza ragionevole, non si può raggiungere un accordo semplicemente per tirare a campare fino a, alle prossime elezioni del 2017 decretando la, la morte del, del nostro distretto turistico. La maggioranza si difende, è importante aver trovato la quadra, ma la questione centro turistico del Gran Sasso, la municipalizzata controllata del comune con milioni di debito, purtroppo rimane. La maggioranza ha scelto di attuare il piano d'aria che da 14 anni è stato approvato e aspettiamo che le tre regioni su cui ricade il parco Gran Sasso e Monte della Laga approvino il piano regolatore affinché si possano realizzare le opere che sono già tracciate sul piano d'aria. Ci siamo messi d'accordo sul spingere affinché si potesse arrivare subito, visto e considerato che ci sono i fondi del terremoto. E ora veniamo alla cronaca sindacale, in particolare parliamo dell'avvertenza Intex, nonostante i numerosi appelli lanciati dai lavoratori di Intex l'Aquila e il contatto diretto stabilito dalla senatrice Stefania Pezzopane con i lavoratori stessi a mezzo di mail, sembra assurdo che non si sia ancora concretizzato un incontro anche informale con il sottosegretario al Ministero del Lavoro con un suo addetto e che anzi dopo l'assunzione iniziale di un impegno da parte della senatrice Pezzo Pane in persona, oggi ci sia un silenzio assordante è quanto si legge nel la nota a firma delle RSU proprio dei lavoratori Intex che rischiano il licenziamento. Rispetto eh, ricordano anche la nostra semplice richiesta di incontro volta a esplorare la possibilità eh, di poter ricorrere al contratto di solidarietà secondo le regole previgenti alle norme introdotte a settembre del 2015. Ma è immediata anche la risposta della senatrice Stefania Pezzopane che aggiorna i lavoratori. Il nostro impegno parlamentare è stato premiato. Grazie ad un emendamento all'esecutivo, alla legge di stabilità alla Camera sarà possibile infatti stipulare i eh, contratti di solidarietà eh, per, di tipo B anche per l'anno 2016. Una buona notizia dunque, scrive la senatrice Aquilana del Partito Democratico Stefania Pezzopane, anche per i lavoratori della Intex. E domani in occasione della giornata internazionale dei migranti il circolo Cherenzia dell'Aquila e il Comitato Territoriale Arci in collaborazione con l'associazione Bibliobus e la libreria Polarville promuovono un'iniziativa dedicata alle donne e agli uomini migranti. Dalle ore 18 alle ore 20 presso la libreria Polarville di Via Castello e presso il Bibliobus collocato nel piazzale. Antistante l'auditorium del Parco del Castello sarà possibile ascoltare le storie sia dei migranti che vivono all'Aquila che quelli ehm, coinvolti nell'ambito dei progetti di accoglienza dello SPRAR Abruzzo. E a proposito di ehm, migranti, ma anche mediazione interculturale, sono a disposizione dei nuovi servizi di mediazione interculturale. E eh, uno sportello proprio per l'orientamento. Sono stati infatti attivati a livello sperimentale proprio dal Comune dell'Aquila nell'ambito del progetto europeo più uffici per l'integrazione, di cui il Comune dell'Aquila era capofila. Lo sportello per l'orientamento a cura dell'Associazione Arci dell'Aquila ed il servizio di mediazione interculturale a cura dell'Associazione AFIPO, Associazione Femminile Immigrate per le Pari Opportunità. Questa è la dichiarazione dell'assessore alle politiche sociali del Comune dell'Aquila, Emanuela Di Giovanbattista che ha curato anche eh, il rimborso dei libri di testo per le scuole medie e superiori. Eh, la domanda, lo ricordiamo a tutti gli ascoltatori, è valida fino al 1 febbraio del 2016. Dunque il settore politiche sociali e cultura per il diritto allo studio rende noto che sono aperti i termini di presentazione delle domande relative al rimborso dei libri di testo per le scuole medie e quelle superiori. I requisiti essenziali per la presentazione del le domande sono naturalmente un reddito ISE non superiore a 15.000 euro e la residenza nel comune dell'Aquila. A renderlo noto anche in questo caso l'assessore alle politiche sociali del comune dell'Aquila, Emanuela di Giovan Battista. Ora parliamo di trasporto pubblico urbano. L'AMA, azienda di trasporto comunale, promuove nuove offerte per i viaggiatori, tra le quali anche un biglietto integrato. Il servizio è di Germana Dorazio. Passerà in Consiglio Comunale per l'approvazione la delibera del programma di esercizio e contratto di servizio per l'azienda municipalizzata dei trasporti dell'Aquila, Ama, per l'anno 2016. La delibera introduce anche nuovi titoli di viaggio dedicati alla popolazione studentesca. Si tratta di un abbonamento scolastico annuale per studenti con tariffa pari a 202,40 euro, valido dal 1 settembre al 30 giugno dell'anno successivo. Successivo, oppure dal 1 ottobre al 31 luglio dell'anno successivo. Nell'abbonamento sono inclusi anche i giorni festivi per tutte le linee e per qualsiasi numero di corse nell'ambito del territorio comunale dell'Aquila. Inoltre, si introduce un abbonamento nominativo annuale per studenti, con una tariffa pari a 220,20 euro, valido dal 1 settembre al 31 luglio dell'anno successivo, incluso anche in questo caso i giorni festivi, per tutte le linee e per qualsiasi numero di corse nell'ambito del territorio comunale. Lo spirito dell'organizzazione è quello chiaramente di dare un servizio efficiente ed efficace, ovviamente sempre per migliorare quello che sono la frequenza e l'utilizzo da parte degli utenti, che sono tutti quanti cittadini, inteso dagli studenti, anziani e quant'altro. L'AMA inoltre autorizza la cancellazione del titolo di viaggio di corsa semplice di 1,10 euro, valevole per 90 minuti, con l'introduzione del biglietto orario, valevole per 120 minuti, al costo di 1,20 euro. Questo consente chiaramente di avere una maggiore validità al biglietto e quindi consente anche di risparmiarsi un biglietto, soprattutto gli studenti che chiaramente l'utilizzo delle due ore riescono anche a fare laddove si recano presso l'università per fare diciamo, eh, incontri di segreteria oppure di studio e quant'altro riescono alle due ore a risparmiare un biglietto. Per quanto riguarda il parco macchine, l'AMA si avverrà entro il prossimo 2016 di ben otto pullman nuovi. E ora veniamo alla pagina dedicata alla rassegna cinematografica L'Aquila Film Festival, un omaggio a tutto tondo al grande regista e scrittore Pierpaolo Pasolini nell'ambito appunto della rassegna cinematografica L'Aquila Film Festival con la presentazione del libro Pierpaolo Pasolini Vivere e Sopravvivere di Italo Moscati e poi la proiezione a seguire sempre nell'auditorium del parco del film Medea. Ma sentiamo nel servizio che segue tutti i particolari dell'iniziativa. Un omaggio al grande Pierpaolo Pasolini. Domani alle 17.30 nell'auditorium del parco, nell'ambito dell'Aquila Film Festival, si terrà la presentazione del libro Pierpaolo Pasolini, Vivere e Sopravvivere, di Italo Moscati. All'incontro, moderato dal giornalista scrittore Antonio Di Muzio, parteciperà anche il professor Angelo Moscariello. Quest'anno ricorre il quarantennale della morte dell'autore di Casarza, assassinato nella notte tra il 1 e il 2 novembre nel Lido di Ostia. Nel 1975 e l'organizzazione dell'Aquim Film Festival ha pensato bene di ricordare Pasolini, con due tra i più grandi studiosi dell'opera del regista-scrittore. Il libro, pubblicato dalla casa editrice Lindau, ripercorre le tappe del poeta, focalizzando l'attenzione sul periodo della contestazione alla fine degli anni 60, sulla presentazione di Teorema alla mostra del cinema di Venezia, sui contrastati giudizi della Chiesa sul rapporto con gli altri autori, ma anche sull'isolamento di Pasolini. Ne esce dal libro di Moscati un personaggio placido e fragile che contrasta con la sua rabbia, dei suoi interventi corsari sulla stampa, ma allo stesso momento un personaggio dalla forza sovrumana e fuori dal tempo. Il suo è un romanzo esistenziale, sacro per dignità e pensiero, e inviolabile patrimonio di chi non lo commemora, ma ne avverte acutamente la mancanza. Angelo Moscariello poi introdurrà la visione di Medea alle 18.30, interpretata da una grande Maria Callas, la donna che insieme con Laura Betti ha caratterizzato per vari motivi la vita di Pasolini. Nell'incontro si parlerà anche di questo rapporto con la celebre soprano greca. La Medea di Pasolini, scrive Antonio Di Muzio, appare a temporale una metafora della crisi del nostro tempo, dove la fine della storia e l'inizio della stessa coincidono, in un'epoca dove ogni valore sacro e le stesse basi dei rapporti materiali Materiali tra esseri umani e tra questi e l'ambiente si sono inevitabilmente corrotte. E per concludere notizie riguardanti il mondo della musica. Simona Molinari presenta in anteprima nella sua città presso l'auditorium della Guardia di Finanza Coppito venerdì 18 dicembre alle ore 21, dunque domani sera il suo live tour legato all'uscita dell'ultimo lavoro discografico Casa Mia. Ospite della società aquilana dei concerti Barattelli. E sempre eh, domani, venerdì 18 settembre alle ore 18, il Conservatorio Casella dell'Aquila apre i festeggiamenti musicali delle festività natalizie con un uh, gala di canto libero, ad ingresso libero che vedrà protagonisti gli studenti di tutte le classi di canto del Conservatorio aquilano. L'evento, lo ricordiamo, è in programma. Domani venerdì alle ore 18 presso l'auditorium Shigeruban, sede anche del Conservatorio Casella dell'Aquila. Bene, con questa notizia termina il TG TV6 L'Aquila. Io vi ringrazio per la consueta attenzione e vi auguro un buon proseguimento dei programmi su TV6.